siamo nell'azienda Agrozootecnica, qui abbiamo l'allevamento di Charolais, è una razza selezionata da Carme. È l'azienda delle Charolais seguita da mio fratello Giovanni Orru. Come vedete i nostri capi mangiano soltanto ciò che noi coltiviamo, quindi dalle foraggere all'isolato di mais, non mangiano mangimi e non utilizziamo neanche antibiotici per la loro cura. La carne poi viene servita sia nelle nostre tavole, sia vengono venduti i maschi riproduttori per incrementare la razza sarda. Poi invece i vitelli vengono utilizzati come riproduttori in quanto avendo una massa maggiore della razza tipica sarda per incrementare la massa muscolare. Non è ancora pronta, questa andrà a maturazione ad agosto e fino a settembre la potremo servire ai nostri ospiti. Abbiamo sia uva rossa che uva bianca. Come vedete infatti anche la maturazione è differente in base alla tipologia. In mezzo a un campo di grano è duro. Questo grano duro si chiama Casanova ed è un grano che viene utilizzato per la panificazione. Abbiamo anche numerosi altri campi di grano perché l'azienda è costituita da 160 ettari in convenzionale e altri 25 che conduco io in biologico. Noi abbiamo anche il grano Cappelli, anche quello viene utilizzato per la panificazione e quello in biologico. Invece negli altri campi abbiamo tantissimo grano duro di queste cultivar. Qui vicino a me c'è Antonella, quella che ci ha ospitati nel suo bellissimo ristorante agriturismo. Come ti sembra a te, come terza persona, ok, eravamo noi staff e i pazienti, sì. Tu invece come osservatrice da dietro, come ti è sembrato tutto questo? Adesso ti dico un pochino. Allora, prima di tutto io sono felicissima di avervi ospitato, sia io che la mia famiglia. Io ricordo già da quando dottor Palmas mi aveva contattato e prospettava, era aprile, e prospettava appunto di fare l'incontro con i pazienti. E mi ricordo che ero stata contagiata dalla sua esplosione, è una persona molto solare e che ha voglia di fare. Quindi forse sono bastate due telefonate e lui aveva già deciso tutto. Una cosa che ho notato anche qui è l'amore che hanno i pazienti nei suoi confronti. Questo, io te lo dico, non lo conoscevo. L'ho conosciuto perché l'ho sentito proprio al momento dell'organizzazione, però già dal momento, da una settimana fa, due settimane fa, quando chiamavano i pazienti sentivo molta stima nei suoi confronti e poi oggi li vedevo proprio, non vedevano l'ora di chiacchierarci, di fare una foto, di scambiare qualche opinione, quindi molta stima da parte loro, quello è ciò che ho visto io. E poi ho visto idem, un voler molto bene, rispetto e stima da parte di dottor Palmas nei loro confronti, perché ho visto come sia nel momento in cui organizzava, dove lui proprio ci teneva a questo incontro, vedere i pazienti, spiegare a lui le dinamiche del suo lavoro e l'accoglienza, ho visto che ha pensato il libro, la spilla, tante attenzioni nei loro confronti, tutto organizzato da te nei minimi dettagli proprio perché loro stessero bene. Ed è stato difficile soddisfare i vizi di tutte queste persone? Siete stati siamo partiti, poi abbiamo visto gli ultimi giorni, era un numero, si sono aggiunti, ne abbiamo avuti altri 20, altri 30. Io adesso non abbiamo ancora fatto bene i conti, perché da un numero ipotetico, questo numero siamo passati, non lo so, 130, 140, 150, dobbiamo vedere perché abbiamo aggiunto posti fino all'ultimo. Perché tutti volevano venire a incontrare dottor Palmas, tutti quanti, quindi abbiamo avuto gente che all'ultimo si è liberato, che non poteva, ho visto molto entusiasmo un po' da parte di tutti.
Io sono stata bene, spero che anche loro siano stati bene qua. È stato un modo per far conoscere la nostra struttura, il nostro cibo, i nostri ingredienti e per voi anche conoscere la cucina tipica sarda soprattutto. Certo, l'abbiamo assaggiata già parecchie volte in Moldavia perché abbiamo tanti pazienti serbi che cucinano per me, però è un altro discorso mangiare quel cibo nella terra dove si cucina proprio, dove cresce quel prodotto. È diverso. Cioè, pensa tu che io... per la prima volta nella mia vita ho assaggiato il caso Marzo. Ah, è vero, che cosa che non l'hanno portato. Sì, è vero, l'hanno portato. Io sono scappata perché non volevo mangiarlo, però ho detto, cavolo, dato che ci sono qua, è una paura mia, affrontiamola. E l'ho assaggiato. È molto piccante. È piccante, però è buono. Sì, è particolare. E poi anche il maialetto. Il maialetto. Quando sono andata in cucina con Benito, ho staccato la coda. Buono, tutto buono. E anche la cotenna. E anche i ravioli vostri, molto buoni. È buono, tutto quanto. Non c'è niente da dire. Io ringrazio voi, ma tantissimo, vi auguro un bocca al lupo per il lavoro, ma penso ne avete neanche bisogno perché siete bravissimi, quindi però serve sempre. Ti ringrazio. Anche. Io ringrazio voi, grazie mille. Grazie a te e alla tua equipe. Grazie. Ti regalo questa, sì. Ti rimarrà come SOS. Già un'altra, ne però due orecchini. Sì, okay. Benissimo, metterò anche questa. Grazie mille, un bacio. Ciao. Grazie.